Quando si tratta di gestire la saturazione di un'immagine, istintivamente si va a utilizzare il comando saturazione senza porsi tante domande su come in effetti questo modifichi il girato. Andiamo quindi a scoprirlo e valutiamo una possibile alternativa. Per praticità, creiamo un layer node, così possiamo avere due nodi in sovrapposizione e passare rapidamente da uno all'altro. Questo ci aiuterà a confrontare gli effetti dei due diversi metodi di approcciare la saturazione colore. Iniziamo col metodo comune e spingiamo la saturazione a 70. Questo è il risultato. Se osserviamo i waveform, possiamo vedere come all'aumento di saturazione corrisponda un aumento di luminosità. Questo è esattamente il contrario di ciò che accade nel mondo reale, dove i colori più sono saturi, più assorbono luce, più ci appaiono scuri. Non solo, questo è anche l'opposto di come la pellicola risponde alla luce, ossia l'antitesi di quella resa estetica che siamo abituati a definire filmica. E allora proviamo un'altra strada. Per questo nodo cambiamo modello colore, lasciamo l'RGB, dove ogni colore viene definito in base alla quantità di rosso, verde e blu che lo compone, e ci spostiamo in uno spazio HSV, dove i colori sono definiti secondo i parametri Hue Saturation Value, ossia tonalità, saturazione e semplificando luminosità. A noi però interessa lavorare unicamente la saturazione, quindi eliminiamo dall'equazione gli altri due canali. A questo punto la ruota del gain è adibita alla gestione della saturazione complessiva dell'immagine. Alziamo questo valore di un 33% e vediamo cosa accade. Tenendo d'occhio il waveform possiamo notare subito come la luminosità diminuisca. Questo è il risultato. Prima e dopo. Facciamo ora un confronto col metodo precedente. Questa è la saturazione video. Questa è la saturazione filmica. Io non ho dubbi su quale preferisco. Possiamo fare di meglio. Se invece della ruota gain utilizziamo quella gamma, anziché alzare nella stessa misura la saturazione di tutti i livelli dell'immagine, andiamo ad influire maggiormente sulle zone meno sature, intervenendo progressivamente meno su quelle più sature, sino a lasciare intoccate le aree a saturazione estrema. Questo è il risultato. Ed è in assoluto il metodo base che io preferisco per gestire la saturazione di un'immagine. Ma possiamo fare di più. Ora che siamo in HSV e abbiamo escluso i canali Hue e Value, le curve gestiscono la saturazione. Abbiamo in basso le aree a saturazione 0 e in alto quelle a saturazione 1, ossia a saturazione massima. Se alziamo la parte bassa della curva, vediamo infatti che sono le finestre e i capelli bianchi dell'attore a subire il massimo effetto. Se alziamo la parte alta della curva, andiamo ad agire principalmente sul camice, lo stetoscopio e l'incarnato. Possiamo in sostanza gestire liberamente la saturazione delle diverse zone dell'immagine. E creando un'S inversa, possiamo quindi elevare la saturazione delle zone meno sature e abbassare quella delle zone più sature, creando di fatto una compressione cromatica. Questa è una tecnica utile per molti scopi, come ad esempio nascondere le imperfezioni e gli sbalzi di contrasto della pelle, facendo apparire l'incarnato complessivamente più morbido. Alla prossima!